esserlo. Derelict Watcher potrebbe concludersi qui questo gruppo A del WCS Europa con questo giocatore, questo Zerg, che va sorprendendo tutti a prendersi il round 16. Tutto il team Dignitas lo sta supportando e sostenendo in questa scalata al WCS Europa dalla fredda Norvegia. Targa! La concentrazione, il silenzio per quella che potrebbe essere la prima uscita a sorpresa da questo round 16. Deve riuscire a ribaltare completamente la situazione, può farcela, ma certamente non può più permettersi errori. Uno dei favoriti, Allianz Naniwa! Boom. Allora, eccoci su Derelict Watcher. Sono passati appena 2 minuti dall'inizio di questa seconda partita che potrebbe darci il nome del secondo giocatore classificato. C'è già riuscito 4GG, è stato il primo a classificarsi da questo gruppo A e adesso il secondo verrà fuori tra questi due giocatori. Da una parte abbiamo Targa, che dopo che aveva perso nella prima fase la serie 2-0 contro Naniwa, appunto. Naniwa che potrebbe veramente essere la prima sorpresa in negativo di questo WCS. Tipo, anche roba più tranquilla, non succede nulla, se no muoio. Sono 3 minuti e 5, hanno appena messo il Cybernetic Core. Figurati, se si parte già così aggressivi ci rimango. Abbiamo uno spawning pool in questo momento da parte di Targa, 22 psi per Naniwa, 17 per Targa. Si iniziano a muovere i sorveglianti, attenzione perché dobbiamo capire da parte di Naniwa se arriverà immediatamente alla forgia o prima di tutto, no, scusate, la stanchezza per Vasa. Già Vasa ce la puoi fare, è un gate expand per Naniwa, è un gate expand per Naniwa, è andato a posizionare in questo momento il suo secondo Nexus. Attenzione perché si va a muovere immediatamente con questa probe in avanti. Adesso Naniwa sa che non può permettersi veramente errori. Ogni build sbagliata, ogni scelta sbagliata potrebbe portarlo fuori da questi WCS molto prima del tempo. Attenzione, intanto Naniwa va a controllare che ci sia o non ci sia una terza base. La probe adesso proverà a tornare a casa inseguita da questi due cattivissimi Targaling, i famosi Targaling. Guardate che bella corsa che è questa. Mentre dall'altra parte intanto sono già arrivati 2 gate da parte di Naniwa. Vediamo se verrà posizionato il terzo oppure potrebbe anche essere posizionato uno Stargate. Ancora è presto per saperlo, ma lo sapremo, lo scopriremo certamente tra poco. Vediamo cosa arriverà da parte di Naniwa. Vedendo le risorse sembra essere più orientato verso uno Stargate, ma ancora non ci è dato saperlo. Per il momento ci sono solamente questi 2 gate. L'altra parte sta andando a prendere anche una terza base Targa, ma è importante capire la scelta di Tech. Ed ecco che arriva lo Stargate, posizionato uno Stargate da parte di Naniwa, che è probabilmente la sua struttura preferita. È un amante Naniwa di Stargate, di Void, di Phoenix, lo abbiamo visto, lo avete visto anche nel secondo game di questa, della prima serie tra i due giocatori. Siamo a 6 minuti e 5 della partita, stanno arrivando i primi 10 link da parte di Targa. Targa che però, attenzione, dovrà comunque difendersi da questo push con 3 zilot, da questa sorta di 3 gate, che sarà una sorta di falso 4 gate,
che Targa comunque non è riuscito a vedere niente, non è riuscito a vedere qual è la terza struttura. E attenzione adesso, perché la terza base è stata posizionata, la terza base è stata posizionata, dovrà riuscire in qualche modo a salvarla, dovrà riuscire in qualche modo a salvarla il giocatore del team di Dignitas. Stanno arrivando tantissimi Ling, stanno arrivando tantissimi Ling, ancora il Roach War non è posizionato, grandissima partenza questa per Naniwa che si porta a casa addirittura una Queen, si porta a casa addirittura una Queen. Se dovesse riuscire a portarsi a casa anche questa terza Hatchery sarebbe certamente una grandissima situazione. Prova a salvare il pilone, prova a salvare il pilone, probabilmente sarebbe dovuto continuare ad attaccare l'Hatchery. Attenzione, l'Hatchery ancora non è stata distrutta, l'Hatchery ancora non è stata distrutta, stanno arrivando tre Zilot, tanti tre Zilot, attacca anche tutti Ling, attacca anche tutti Ling, non ha paura, non ha paura Naniwa, ancora quella base non l'ha distrutta, però ancora quella base non l'ha distrutta, potrebbe portarsi a casa anche un'altra Queen. Grandissimo lavoro da parte di Naniwa. Adesso attenzione perché abbiamo la speed, la Hatchery ancora non è andata giù, l'Hatchery non è andata giù, va giù in questo momento. Adesso vediamo se riuscirà a salvare anche qualche Zilot, ma grandissimo timing da parte di Naniwa, è un 3 gate, neanche un 4 gate, ma ha fatto dei danni veramente sorprendenti Naniwa. Andiamo a vedere l'income, sono 27 solamente i lavoratori da parte del giocatore, da parte del giocatore Zerg. Adesso dovrebbe stare attento, forse era meglio un recall per cercare di salvare qualche unità, perché in questo momento non ha praticamente niente Naniwa. Andiamo a vedere le unità, in questo momento ha una Sentry, meglio di nulla. Una Sentry, un'unità importante, ma attenzione perché quella Sentry dovrà essere in grado di resistere a questa ondata di rocce, perché Naniwa ha fatto sì dei danni. Adesso sono 4 le Sentry, non dovrebbe avere problemi a chiudersi, non dovrebbe avere problemi a chiudersi il giocatore del Team Alliance. Attenzione, attenzione, si muove questa void, inizia ad attaccare le rocce 1-1, inizia ad attaccare le rocce 1-1, vediamo quello che deciderà di fare Targa, se di tornare indietro, prova, buon force field, potrebbe andare giù quel pilone, attenzione perché adesso Naniwa deve cercare di difendersi, potrebbe anche perdere questo pilone, potrebbe andare a spengersi tutto, si va a spengere solamente un gate, no, si è andato a spengere un po' tutto, attenzione la void potrebbe essere in difficoltà, buon force field da parte di Naniwa che anche con la probe sta tenendo duro, prova a tenere duro, ma attenzione perché da dietro continuano ad arrivare l'Occelling, ancora non c'è, arriva il GG Wellplayed, non può fare niente Targa, immediatamente siamo di nuovo su